Buonasera e benvenuti a 7 Sera. Nella puntata di oggi parliamo di grandi progetti, sogni e traguardi che si possono realizzare e che veramente cambiano la vita. Questa sera porteremo nel nostro salotto tanta bella musica e poi ritorneranno a trovarci i nostri amici superabili che ci racconteranno come la vita può veramente cambiare quando si ha tenacia e voglia di andare avanti. Ma allora iniziamo subito il nostro sogno di stasera con le bellissime note di Sara Strida. Allora, benvenuta alla nostra cantautrice Sara. Grazie a tutti. Benvenuto anche ad Alberto Turra, chitarrista e produttore artistico di Sara Strida. Ciao a tutti. Allora, eccoci qui, iniziamo subito svelando voi, svelando Sara Strida. Chi siete? Chi sei? Come dicevi prima tu, dopo un grande lavoro di tanti anni, io sono una cantautrice, il mio nome è Sara De Magistri e dopo diverse collaborazioni appunto nel campo, nel panorama più che altro indipendente milanese della musica, ho collaborato con la Cruz, dopo tanti anni di scrittura, dopo l'incontro con Alberto Turra, abbiamo deciso di chiamare degli altri musicisti a far parte di questo progetto. Io sono una cantautrice e insieme in 3 anni, dopo aver fatto appunto tante produzioni più che altro in studio, sì, abbiamo deciso che, almeno soprattutto a me interessava, vestire questo progetto insieme a una band e farlo crescere insieme. Quindi dai miei brani, con appunto l'aiuto di Alberto alla produzione, mm-hmm, e William Nicastro al basso e Tato Vastola alla batteria, sì, è nato il progetto. Abbiamo messo 3 anni di live, di prove, di registrazioni, finché appunto quest'anno abbiamo concluso e è appena uscito il nostro primo album. Fantastico, allora vediamo subito il vostro volto. Ok. Vediamo questa vostra creazione, partiamo subito con una canzone, quale cantiamo? Che è l'indispensabile, ovviamente voi la sentirete in una veste acustica. Certo, beh, siamo fortunatissimi, okay, perché poi c'è il CD, è già uscita nei perfetto negozi per cui e online. Negozi, ma noi abbiamo una versione unica per noi per 7 esatto. Sera. Andiamo. Grazie. Vieni dentro me, scorri nelle vene tutto quello che vorrai. Prendi adesso senza cerimonie e taglia inchioda tutte le finzioni, corpo a corpo lama su di me. Sii dolcezza e sii feroce. E dove tutto finisce, rimani per me. Mi serve un male indispensabile, ora possibile intensa questa felicità. Di rivoluzione, un'immagine su quello che non c'è, l'occasione di essere banale. E taglia inchioda tutte le finzioni, corpo a corpo lama su di me, sii dolcezza e sii stupore. E dove tutto finisce, sarebbe già l'indispensabile.
Fantastici, ha un sapore unico la vostra Grazie. Musica, veramente. E andremo anche bene a vedere perché c'è questo sapore così speciale. Ma iniziamo subito a capire, allora, tu Alberto hai vestito un po' le parole di Sara, che non sono parole facili, sono parole che parlano di incontri, di realtà, insomma, sono testi belli complicati. Sì. Cosa significa mettere un vestito a un messaggio importante? Come si fa? Beh, dal punto di vista poetico, tentare di capire qual è l'atmosfera migliore per ogni testo che lei scrive. Non sono stato da solo, grazie a Dio, in questa avventura. William Nicastro al basso, già citato prima, Antonio Tato Vastolo alla batteria e un sacco di altri amici e incredibili musicisti professionisti che sul disco poi hanno partecipato. Giovanni Venosta, famoso compositore di musica da cinema, Cole Laca, adesso in tour col Teatro degli Orrori, Gendrix Ommena, Mariella Sanvito, insomma un sacco di musicisti, archi, grande. Ottoni, solisti, clarinetto e via dicendo, insomma... sono stato supportato grandemente in questa cosa. La scrittura di Sara è una scrittura davvero molto intima e molto profonda e molto toccante in alcuni momenti, quindi il problema era cercare qualcosa che valorizzasse uno stato d'animo che dai suoi brani permea, che è sempre molto insomma, denso e molto certo. importante dal punto di vista proprio della... Certo, poi già anche nella scrittura, oltre ai testi, c'è già da parte mia appunto una prima scrittura del brano anche a livello proprio armonico, quindi sì. già l'intenzione per loro è già abbastanza chiara, nel senso che comunque viene già steso il lavoro, poi ovviamente Alberto fa tutto il lavoro certo. che serve a farlo venire si fuori, definisce, però esatto. comunque la sensibilità e l'intenzione del brano è già una piccola carta d'identità, è già lì, esatto. certo. Che bello, quindi una creazione ogni volta prende la luce, sì. un nuovo messaggio, una nuova opera, però ecco, questo è quello che voglio sottolineare io ed è il piacere per cui vi ho invitato e vi ringrazio di essere qui, è che siete un gruppo, oggi siete solo voi due, ma tantissimi professionisti hanno lavorato con voi e... Ci tengo tanto a dirlo perché la musica deve essere un qualche cosa di qualità, dove ci sono professionalità, dove si studia e poi si arriva, non qualcosa di fatto. La musica è bellissima anche come hobby, come divertimento, certo. ma quella non è una cosa che poi può essere una professione. Ma sai infatti, guarda, ti scusa se ti interrompo, c'è stata questa intervista con Valeria Rosconi per XL e appunto lei mi ha chiesto come mai ci hai messo così tanti anni a pubblicare un primo disco, nel senso che io ho iniziato a 15 anni a scrivere sì. e ho fatto tante collaborazioni, però proprio consacrarmi con un'opera che fosse interamente mia è arrivato dopo proprio per questo motivo, perché volevo che fosse fatto nel momento giusto, certo. cioè con l'attitudine giusta, con l'esperienza giusta. Con la consapevolezza. Esattamente. E anche la capacità di essere un qualcosa di nuovo, ma sapere anche guardare al passato, capire che cosa abbiamo avuto. Abbiamo avuto tante cose fantastiche in Italia, bisogna anche però guardare all'estero, al resto del mondo, certo. e capire come plasmare un qualche cosa di nuovo che però possa conservare mantenere quella qualità. L'eredità. Esatto, certo. e voi l'avete fatto. Grazie. Avete portato anche grandi cover, rivisitate, sì. riviste, ne sentiamo una? Assolutamente, un brano che appunto è nel disco è okay. Te lo leggo negli occhi di Sergio Endrigo e Bardotti. Finirà. Me l'hai detto tu, ma non sei sincero, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, forse. Paura.
meraviglia, si sogna con voi. Sentite, adesso mi sono rimasti pochi minuti e vi voglio fare una proposta. Okay. Adesso vi faccio cantare un altro pezzo subito qui così, oppure mi dite che venite a trovarmi in un'altra puntata breve e facciamo una cantatina di nuovo insieme. Cosa volete fare? Guarda, sono molto indeciso. Esatto. Siete decisi, scegliete intanto, io vi racconto, mentre voi ci pensate, vi racconto quello che vi facciamo vedere tra un istante, perché c'è stato anche un singolo molto importante, Metallo Pesante, scritto insieme a Melissa P. Esattamente. C'è stato anche un bellissimo videoclip che adesso vi facciamo vedere con la di Francesco Fei. Un grande lavoro, avete visto prima qualche immagine del backstage, la regia invece era di Valeria Allievi, eccola qui, e lei, allora facciamo una cosa, il tempo è finito, io mando il videoclip e voi durante la pubblicità pensate decidiamo. Se tornate a salutarmi a cantare per me nell'ultima puntata di Sette Sera, ok, allora andiamo col videoclip di Metallo Pesante, grazie a voi Sara Stride. Thank you.